Ste e benvenuto in questo nuovo tutorial della Dolce Aria. Se anche a voi è piaciuto il vestito di Megan, allora dovete seguire questo video perché vi farò vedere come realizzarlo senza carta modello. Semplicemente partendo da una t-shirt con il collo a barchetta e da una gonna a tubo che sicuramente avete. Ho utilizzato questa maglina elasticizzata, veramente morbida e piacevole al tatto. Se volete informazioni riguardo al tessuto lo trovate qui nella info box. Allora, se questo tutorial vi piace, iscrivetevi al mio canale, cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornate e lasciatemi dei commenti qui sotto. Alla prossima, ciao! Prendete una maglietta elasticizzata con il collo a barchetta, piegatela in doppio e ponetela sulla carta velina. Stendetela bene e tracciate il contorno in maniera comunque approssimativa, non deve essere esattamente preciso al millimetro, tutto intorno alla maglietta, evitando le maniche. Allungate il collo in alto di circa 7 cm. Uscite di circa 3 cm per poter disegnare la pence. Tracciate una linea verso il basso, scendete dal punto sotto il braccio di 3 cm e fate una pence larga circa 3-4 cm e profonda 6 cm. Naturalmente dipende anche un po' dal vostro seno. Appoggiate quindi il cartamodello sul tessuto piegato in doppio e ritagliate tutto intorno, lasciate circa un centimetro di margine. Segnate all'altezza della pence e segnate laddove il collo si deve piegare, cioè dove è finita praticamente la maglietta sulla spalla. Tagliate due volte questo cartamodello, una parte per il davanti e una parte per il dietro. Chiaramente nella parte per il dietro non bisogna segnare la pence. Ovviamente la parte elasticizzata del tessuto è quella orizzontale. Allo stesso modo disegnate anche la manica. Misurate comunque la lunghezza del vostro braccio e fatela un pochino più lunga. Io ho tagliato una manica un po' arrotondata in fondo, nella zona del polso. Ritagliate quindi il tessuto piegato in doppio. Segnatevi la larghezza della spalla e il punto dove dovete cucire il dritto col davanti. Ponete i due tessuti diritto contro diritto uno sopra l'altro. Segnatevi con degli spilli laddove dovete cucire e rifinite la parte alta del tessuto. Come vedete, ho cucito con un punto diritto. Ora procediamo a cucire le pence. Ripieghiamo il collo verso l'interno e fissiamolo con degli spilli. Ora dobbiamo chiaramente cucire la manica, quindi appoggiamo diritto contro diritto, facciamo combaciare il centro della spalla che avremo segnato con un taglietto con il centro delle spalle, rivoltiamo verso l'alto la manica e cuciamo il giro manica. Una volta cucito il giro manica, procediamo a cucire la manica e lungo i fianchi con un'unica cucitura. Passiamo ora alla gonna. Prendete una gonna a tubo che vi va bene. Segnatevi il punto dove volete che ci sia la ruche esterna. Lo ripiegate, lo stendete bene e lo posizionate sul tessuto in doppio, con la parte piegata verso il basso. Andiamo quindi a segnare con un gessetto il giro vita, che andremo poi a tagliare sempre con un margine di un centimetro. Allunghiamoci per quanto riguarda la lunghezza della ruche, del pezzo di stoffa che deve essere esterno alla gonna. Io l'ho fatto lungo circa 10 cm, ma voi potete farlo anche più lungo. Nel vestito di Megan la parte esterna è più lunga.
Questa gonna è più corta rispetto alla gonna di Megan. Se a voi piace una gonna un pochino più lunga che arriva a metà gamba, e allungate anche la parte bassa. I due lembi, ecco qui misuro 10 cm, che è il primo lembo. Il secondo lembo invece l'ho fatto largo di 14 cm, ma potete farlo anche di più. Fate attenzione a tagliare un solo lembo e poi aggiungete 4 cm o quello che vi piace e tagliate il secondo. Puntate degli spilli e tracciate la linea con un gessetto ed in questo punto deve essere fatto un punto diritto direttamente a vista. Ora segniamoci esattamente i due fianchi che andranno a combaciare con i due fianchi poi della maglietta. Provatevi la maglietta e provatevi la gonna insieme. Appuntate i due fianchi che abbiamo appena segnato e appuntatevi in giro l'altezza della gonna dove volete che cada rispetto alla maglietta, più giù o più su, dipende un po' anche dai vostri gusti. La puntate quindi con degli spilli. Se non riuscite da sole, fatevi aiutare da qualcuno. Stringete la gonna quanto vi sembra necessario e create due pens, che devono essere chiaramente poi esattamente alla stessa distanza del fianco. Ora segnatevi con un gessetto esattamente il punto dove andremo poi a cucire la gonna. Prima di procedere con la cucitura della gonna dobbiamo rifinire l'orlo in fondo della gonna e quello delle due pieghe che fuoriescono dalla gonna. Io ho fatto un bordo arrotolato e ho utilizzato questo piedino. Serve ad arrotolare pochino il tessuto e a dare anche un effetto un po' ondulato. Allo stesso modo ho rifinito il fondo delle maniche, che è un fondo comunque arrotondato. È molto pratico e il risultato è molto carino. Come vedete viene un pochino anche arricciato il tessuto. Ho fatto quindi le due pens e adesso non mi resta che cucire insieme la gonna alla maglietta. Quindi la rigiro. Pongo il tessuto diritto contro diritto, faccio combaciare chiaramente i fianchi e metto gli spilli esattamente laddove ho fatto il segno con il gessetto, in modo da cucire poi esattamente nell'altezza che desidero. Grazie per aver seguito questo tutorial, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornate. Ciao!